E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senix e oggi signori siamo tornati su Ark Survival Evolved nella nostra versione online, quindi siamo sul server. Allora vi faccio vedere un po' perché ci sono tantissime novità, ho fatto un sacco di lavoro offline, come potete ben vedere. Questa è la nostra nuova casa, il nostro nuovo rifugio, cari signori. Allora ve lo faccio vedere un po' da fuori. Facciamo attenzione perché siamo ragazzi circondati da iene, scorpioni e allosauri. Ah raga, non se ne può più veramente. Allora, questa è la nostra nuova base. Come vedete abbiamo questa entrata per i dinosauri, dove entreremo con i nostri dinosauri. E questa è la nostra casa. Però come vedete la casa, diciamo, ha una sorta... Ho creato una sorta di sottovuoto, un doppio strato di protezione, diciamo. Eccolo qua. Ecco qua c'è la casa poi vera e propria, che al momento è stata già rasa al suolo 3 volte. Benissimo, quindi a doppia protezione. In poche parole non serve a una mazza. Benissimo. Allora, cosa andiamo a fare oggi, cari signori? Oggi andremo a fare la storia, perché ho intenzione di andare a prendere l'opterodattilo. Finalmente, dopo anni, secoli che ci lottiamo, finalmente siamo pronti. E allora andiamo dall'altra parte, perché qua ragazzi c'è troppa brutta gente. Non mi piace. Andiamo qua, abbiamo già le bola pronte, abbiamo le pietre, perché non ho avuto tempo di fare i narcotici, perciò andremo di pietre, faremo un po' la vecchia maniera. Ecco qua, ne vedo già uno bello pronto. Certo, il colore non è il massimo, forse quello... Ah, quello là sotto, vediamo un po' quello là sotto. I compi, vabbè, i soliti rompiballe qua. Là ce n'è un altro, uno di un bel colore, un bel colorito vispo. Uno che dice mazza che figo. Che schifo è? Ah no, quella è la schifezza di farfalla. Mazza, una volta che uno cerca una cosa non la trova mai, com'è possibile? Tutti molto standard questi pterodattili. Vabbè, sti cazzi, va. Ce lo prendiamo e basta, ragazzi. Mi sa che... no, non c'è altro. Vabbè, almeno, ragazzi, iniziamo un po' a girare, iniziamo un po' a fare. Aspetta, Mota, aspetta, te la sparo. Perdonatemi. Vado, vadi. Aspetta, ma che livello sei, perdona? Livello 15, un po' una merda. Aspetta, no. Aspetta, no. Vorrei vedere se c'è qualcos'altro un po' di meglio. Il livello 15 sa com'è. Mi va un po' stretto il livello 15. Tu, che livello sei? Livello 45, levati. Se no questo che svolazza qua sopra. Lei? Purtroppo non ho il cannocchiale, non lo posso vedere, porca miseria, porca. Attenzione, aspetta. Vediamo. No, perché non lo posso prendere? Ma maledizione, oh. Vabbè. Ah, ecco, è sceso, aspetta, vediamo. Che livello sei? 100, perfetto, tu sei il mio uomo. No, non te ne andare. Ecco, ho preso 4. Signor Dedicuro, se si leva dalle palle, per favore. Spero di non ammazzarlo, tra l'altro, Una bella femminaccia. Non muori, vero, pteranodonte? Non mi muori, vero? Né mi voli. Veloce. Dai, quanto cazzarola ci vuole, porca miseria. Veloce prima che arrivano i rompi. Ecco. No, vabbè, questa te la butti in aria, dai. Allora, buttiamo la carne. Vabbè, lui forse anche il pesce. Serve della... Non abbiamo carne, perfetto. Serve carne. Do la piglio la carne. Salve! No, lui non... Ecco, vabbè, là vedo la valle dei dote. Che... Aspetti, abbiamo un optero da... Vengi qua. Porca miseria, una volta che serve una lancia. Perfetto, no pelle, serve carne adesso, serve carne. Oh, benissimo, di 10, vabbè, non è che ci basti però. Ah, eccola, beh, perfetto, signor Dilo. No, c'è un raptor, no, il raptor no. Porca miseria, porca. Qua i compi, dai, compino, venga, venghino, signori. Una brutta tosse oggi, No, carne, ho sbagliato di attrezzo, vabbè, carne. Scendo, cerco la carne, mi dà la pelle, cerco la pelle, mi dà la carne, ma porca miseria. Sembra che Ark me lo faccia apposta, sembra proprio che me... No, stavamo? Aspetta, perché me lo so perso? Me lo sono perso. Dov'era?
Era da questa parte. Eccolo qua, eccolo qua. No, no, non è vero. Eccolo là, eccolo là, eccolo là. Allora, dunque, carne, perfetto, perché non so se mangia pesce effettivamente. Ma solo 20, ne abbiamo pochissima. Però servono. Boh, chi è? E lo sapevo io che qualche rompico. Vieni qua, mi serve anche la carne. Bravissimo, hai fatto bene stavolta. Bravo, bravo, ottimo, sei molto utile oggi, vedi? Qualche volta non tutti i mali vengono per nuocere, come si dice. Ma che palle sta lancia di merda. Dite perché non ti fa il metallo, ragazzi? L'avevo raccolto offline, poi mi hanno raidato la base, perciò me l'hanno rubato. Ecco, va, diciamo in poche parole questo è il senso. Se ci muori un attimo, per favore. Pure! Dove stammo? Dov'è? È sparito. Nel nulla. Dov'è finito? Dove cazzarola è finito? Mi ha rubato tutto, lo stronzo. Che ci serve? La fibra, giustamente ce l'ha rubata, grazie. Vabbè, grazie signor Pegomastax, Molto umano, come sempre. Allora, prendiamo sta fibra qua, per carità. Nel frattempo dobbiamo cercare, ragazzi, le narcobacche, perché non ne ho trovate. Cioè, non ne ho trovate, come ho detto, non ho avuto il tempo per i narcotici. Perciò ci servono narcobacche per poter tenere il nostro, anzi la nostra amica addormentata. Ne serviranno un bel po', immagino. Ci serve anche della, porca miseria, della legna per fare la lancia. Oh, quando ha tempo si addomestica sempre, senza offesa, giusto? Dunque, la carne quello ce l'ha rubata, grazie, perfetto. Allora, andiamo a prendere sta legna. Boh, che schifo. Oh, famosa legna, perfetto. Ok. Serve altra carne, però, serve altra carne. Là vedo un dilo che fa proprio al caso nostro, signor dilo. Signor Dilo! Aspetti, perché c'è il riflesso, non la vedo bene. Eccola qua. Ah, ha un bel colore però il signor Dilo, Signor Dilo! Dai, non faccia resistenza, porca miseria! Mazza, chi è immortale? Vabbè, livello 95, effettivamente. Meritava più rispetto, forse. 40-30 di carne cruda, io continuo ad usare lo strumento sbagliato. Allora, ammazziamo pure sto dodo, 50, oh buono, va, ti basta, no? Signora? Signora Ptero? Le basta? Ne avrà un'ottantina, dai, le basta, quanto magna, oh. Oh, 13%, perfetto, oh, 99 carni. Le butto anche un po' di narcobacche, gliene butto, guardi, una cinquantina, dai. Tanto abbiamo un per 5 per quanto riguarda l'addomesticamento, dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi se ogni mangiata è 13... ne serviranno circa 7 più o meno, 7-8 per portare a termine l'addomesticamento. Qua è un peccato perché, ragazzi, avessi potuto prendere non sarebbe stato male. Allora, cosa ci serve nel frattempo che siamo qua? Cosa ci serve per fare la nostra sella? Che l'avevo già visto ma non mi ricordo giustamente. Allora, un attimo che me la cerco. Pteranodonte, ottimo, me la butto qua, questa non mi serve più, serve della pelle, oh, perciò dobbiamo andare a fare stragi, va. Tu sei a posto, aspetti, ti butto altre massima, famo, arriviamo a 30, dai. Perfetto, arrivo, Non si muovi, no, non si muovi, mi raccomando. Allora, andò sta, eccolo qua, lo stronzone, vieni qua, bastardo, che non lo so se sei tu, no. Che poi non muoiono mai. Pelle adesso mi serve. Pelle 10 soltanto. Neanche la rottura di palle che sei. Uno, aspetta, un sopravvissuto. Un altro sopravvissuto che sta uccidendo un... Che cos'è? Ma è inseguito da un coso? O è un amico? Salve. Vabbè, io lo lascio stare, va. Anche perché non siamo nelle condizioni di combattere al momento, visto che siamo poveri e disarmati. Però aspetta, sta andando verso... No, sta andando verso... No. Aspetta, gli faccio segno che sono amichevole. Il cazzo, questo sta avvenire. Salve! Io sono amichevole. Mazza, se questo ci ammazza siamo fottuti. Siamo fregati. Spero che sia amichevole anche lui. Vabbè,
Sembra di sì, sembra di sì. No, non andare verso di là. No, amico mio, no. Ma che palle, oh. Ma non si può stare tranquilli un attimo, porca miseria. No, giusto, giusto là, giusto, giusto là. No, ma chi è che me l'ha ammazzato? Ah, no, no, io giustamente sono stato. No, 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 lui c'ha pure. Dove cazzo vado con la lancia di... di pietra, dai. Ah, ci sta parlando. Ah, ci dice. Aspetta, mo famo... famo amicizia, famo amicizia. Hi, my friend. No, anzi no, hello, hello. Siamo un po' più formati. Dove? Oh, che fa? Se ne va, mi parla, se ne va. Hello. Basta, sei andato, perfetto. Vabbè, è stato molto bello però fin quando è durato. È stato veramente bello, appassionante. Un dialogo appassionante. Grazie, amico mio. Ci vediamo molto presto, eh. Vabbè. Il... aspetta, a che punto siamo qua? 27,8%. Ok, possiamo continuare nella nostra ricerca di carne. Di carne, no, di pelle. Ci serve la pelle. Quante ce ne serve ancora? Oh, altre 60, vabbè. Mi servono 60 pelli. Vieni. E levati. No, ha preso proprio la pelle, bastardo. No. 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 Dov'è? Ma poi non muoiono mai. Che schifo. Oh, dammi sta pelle, per favore. E ridammi anche la mia, grazie. Mo' andiamo qua dal Moscop. Signor Moscop. Salve, mi servirebbe un attimo la sua pelle. Se non le dispiace sempre, eh. Brutto lucertolone schifoso. Vieni qua, dai, forza. Dai, ci sta andando giù. 2 e 1, 3. Perfetto. Dovremmo essere a posto con lui. Sì, se non mi si rompesse l'ascia. Sì, 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 dovremmo essere a posto. Allora, perfetto. 20, 30. Sì, sì, sì. Ok, basta, 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 basta. E non esageriamo, maronna mia. Ok, fatto. Allora, siamo pronti, ragazzi. Finalmente possiamo iniziare ad esplorare un po' la mappa. Dopo anni che giochiamo. Oh, abbiamo anche level upato. Tra l'altro, aspetta, aspetta, aspetta. Mentre siamo qua vicini, vado a bevere. Scusi, signor. No, cammello. Chi è lei? Un coso là. Un canguro. Signor Protocto Topon. Va bene. Allora, andiamo a bere. Una volta abbeverati, andiamo di nuovo verso il nostro amico Pteranodonte. E vediamo a che punto è. Mo' aspettiamo, dobbiamo solo aspettare, ecco. Una vita fatta d'attesa. Eccolo qua, perfetto. La nostra femminuccia. Siamo già al 41%. Dai, dovrebbe essere abbastanza veloce. Nel frattempo qua ci sono dei cespugli. Facciamo un po' di incetta di narcobacche, che ovviamente non troviamo nemmeno una. Perfetto. Vabbè, non avevo dubbi su questo, sulla bontà di Arca. Ne troviamo 10, va bene. Qua 10, 20, no, fibre, niente. Tutto tranne un narcobacche, oh. E qua, ragazzi, un buon triceratopo ci potrebbe essere molto utile, effettivamente. Ma mi rompo le balle. Anche perché, raga, non vi affezionate a questo, perché ce l'ammazzano, ecco, va. Purtroppo dobbiamo assolutissimamente farci qualche difesa per la base. Ovvero parlo delle torrette automatizzate. Che vediamo se tra l'altro abbiamo già sbloccato oppure ancora no. Un attimo che vado a controllare. Mo' aspetta, intanto gli do questo. Gli do ste... ah, ne vabbè, 70, dai. Te ne butto questo, ok. Allora, vediamo un po' che abbiamo sbloccato. Abbiamo... I'm the best. Ma perfetto, ok. Allora, torretta si chiama. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Torretta. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, il fabbricatore. Sì, sì, l'abbiamo. Ok, credo di averle sbloccate. Petrolino in ferro, la barca. Perfetto, ragazzi. Allora, dobbiamo praticamente e assolutissimamente. Allora, facciamo un piccolo recap. Ecco, un attimo, mi sto eccitando, perciò sto parlando a bambera. Allora, famo l'optero. Iniziamo a girare. E andiamo a cercare le risorse di metallo. Vediamo dove sono. E poi iniziamo a fare avanti e indietro tra la risorsa e l'optero, per l'appunto. Oh, una volta avuto fatto il metallo, ragazzi, inizieremo a fare un po' le costruzioni più avanzate. Quelle di torrette,
carte, quali muri in metallo. Insomma, inizieremo a fortificare la base, perché non posso mettermi a ricostruire la base ogni cazzarola di volta che apro Ark. Mi sono rotta le palle, onestamente. Perciò, siccome la miglior difesa è l'attacco, cari amici miei, mo noi ci difendiamo e attacchiamo. Ecco, attacchiamo difendendoci, perché giustamente, raga, quelli hanno tribù, hanno allosauri, T-Rex, cose. Noi siamo dei poveri disgraziati solitari e c'è poco da fare. Non possiamo competere contro la loro potenza. Via di qui, questa è mia. Oh, vediamo tra l'altro qua cosa c'è. Che cos'è, bellissimo? Oh, un gerboa! Sei tu? Sì, livello 1, che lo voglio! Come si addomestica? Vi prego, ditemelo! Come si addomestica un gerboa? Forse a pugni ti devo prendere? Sì, bellissimo, lo voglio, ragazzi! Sì, ma che cazzo non la mangia questo? Non lo so. C'è dell'inventario, no? Vabbè, io ti lascio un po' tutto, vai, un po' di carne, un po' di bacche. Bellissimo, qua... Mamma mia, ma quanto è bello! Quanto è dolce! Se mi ricorda il re Julien di Madagascar, ragazzi. Madonna, però questa è proprio una sorpresa. Quando si dice l'improvvisazione, le cose che accadono per caso a volte, no? Mamma mia, ma che bello! Alpha Rex, vabbè, non me ne frega niente. L'Alpha Rex là sotto parla, no? Questo, se non sbaglio, si può mettere anche in spalla, se non erro. Potrei errare, ma... se non ricordo, sì, si possa mettere anche in spalla. Vediamo questo qua, che cazzo l'ha fatto? Ma chissà che utilità ha avuto fare questa cosa, non lo so, vabbè. Comunque. Mamma mia, che bello, ma quanto è dolce! Aspettavo perché si sta a svegliare. E che cazzo l'ha aiutato? Niente. Oh, chi è? Ma porca... Che... No, le mie... Vabbè, lo stimbero non me ne frega, ma io tanto... Io ormai per... Mi segua! No, l'ho ucciso, bastardo! Me l'hai fatto uccidere! Ma che cazzo non la fa? Bastardo, il mio gerboa! Dov'è? Perché, ma l'avevo appena addomesticato! Ma lo vedete che Ark proprio ce l'ha con me! Ark ce l'ha con me! Il mio povero gerboa era dolcissimo! Ma dove lo riprendo un altro? No! Vabbè, ora la carne di dammelo, però la gerboa, eh. Vabbè, è stato bello, quei 3 secondi di gerboa è stato molto emozionante, ecco. Vabbè, ne spawnerà un altro, no? Da queste parti, giusto, Ark? Giusto? Ma chi lo sa, spero di sì. Allora, qua... Oh, sto server, ragazzi, è tosto, perché raidano che è un piacere, eh. Anche questo mi fa, gli hanno fatta la festa. Era tutto vuoto, tra l'altro. Non c'è rimasto più nulla, poverino. Qua c'è il nostro amico. Come si chiama? Il Diplodoco. Il Diplodoco. A che punto è? Dai, però, a coso. Dov'è? Eccolo là. Oh, raga, se troviamo un altro gerboa, ce lo portiamo. Eccolo! Lo vedo! Lo vedo! Aspetti! Dov'è? Aspetta, aspetta, levala questa, a pugni lo dobbiamo prendere. Sei tu? Sì, perfetto. Livello 1, anche livello 1, vabbè, sti cazzi. Piano, 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 piano. Di nuovo, perché non so cosa sa... Credo sia erbivoro, ma non ne sono sicuro. Dove sta la carne? Eccola qua. Oh, attenzione e con delicatezza e con molta tranquillità adesso, Entro oggi? No, ma come inserisci cibo? Non l'ho inserito? Ma l'ho inserito prima o no? L'ho inserito, signore! La miglior bacca forse vuole? No, ho messo carne, il pe... Che cazzo non la mangia questo? Ma prima l'ho messo! Scusa, prima ho messo la carne e qualcosa del genere, credo, no? Inserisci cibo. Ah, appunto. Allora, perché mi dici inserisci cibo che te l'ho messo? Oh, 87. Mazza, oh, subito. Vabbè, il nome glielo date voi. Vediamo se si può prendere. Aspetti, signor Gerboa. Raccogli, perfetto. Andiamo, va. Mamma mia, che bellino. Che dolce. Ciao, piccolo Gerboa. Aspetta.
Che carino, guarda, ma che dolce, sembra coso, Jigglypuff, Jigglypuff, ecco, lo chiameremo Jigglypuff, ecco, appunto, ora che ci penso. Mo, Naruto, oh, dov'è questo, mo? Dov'è? Che fa, me lo so sognato? Ma, mi sa di sì, vabbè. Tu a che punto stai? Dai, però, pteranodonte, 3 ore, madonna mia, quanto sei lungo. E porca miseria porca. Allora, la sella abbiamo detto ce l'abbiamo. Allora, il problema principale dell'Pteranodonte, ragazzi, rispetto all'Argentavis, infatti andremo poi a farci l'Argentavis, è che non porta praticamente nessun peso. Se anche ci mettessimo una collanina d'oro al collo, per lui sarebbe già troppo pesante. Che fa? Mi caga addosso. Vabbè, giustamente, anche lui ha i suoi bisogni. Ed è, ha una stamina di merda, ecco, si deve riposare ogni 3x2. Poi per il resto è un uccello bellissimo, Però preferisco di gran lunga gli Argentavis, perché possono coprire distanze molto più lunghe senza riposarsi e possono anche portare molto molto più peso. Però non so dove cazzarola stanno gli Argentavis su questa mappa, perciò ce li andremo a cercare. Dovremo stare anche molto molto attenti alle varie torrette delle varie basi che saranno posizionate nei vari punti della mappa. Allora, siamo all'83%. Credo dovrebbe bastare a livello di narcobacche. Vabbè, ma noi tanto ce l'abbiamo. Perché non sfruttarle, visto che le abbiamo? Ma che carino questo qua, ragazzi. Questa è la nostra... Anzi, aspetta, come me lo levo? No. Come lo levo, mo? V. No, V no, giustamente. O. P. Come cazzo lo lancio a questo? No, la tribù io non ne ho. Tribù... non lo so. T. Fischia a terra. No, niente. Fischia fermo. Come cazzarola? Non lo so, ma come si leva questo da sta spalla. Con Z, X. No, Z, X. No, V, B. No, niente, oh, non lo so. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, come dici. No, di nuovo, cosa tribù, oh. P. Non lo so, vabbè, probabilmente ci resterà qui a vita. Non lo ricordo. Vabbè, poi me lo cerco, ragazzi, e ce lo togliamo. Comunque lui è Jigglypuff. Jigglypuff, guardate che bello. A che punto stai? E sembra sotto 83%, porca miseria. Forse però è l'ultimo, sai? Forse però è l'ultimo, cari ragazzi. Dai che abbiamo un sacco di cose da fare, porca miseria. Tipo adesso, mo, andiamo a prendere quelle cazzarola di iene. Che siamo invasi dalle iene, ragazzi. Peggio delle mosche proprio sono ste iene. Quindi andremo a prendere le iene e le portiamo qua tutte, una a uno. Oh, che bello, proprio quello che piace a me. A che punto stiamo qua? Niente, oh, ma ce l'ha la carne, vero? Sì, vabbè. Allora, famo, ci diamo pure st'altre 50. Ok. E mo, 97. Vabbè, l'ultimo, dai, raga, fatta, Nel frattempo potrei... Vediamo se qua ci sono... c'è del metallo. No, manco per niente, oh. Ci serve metallo, ragazzi. Ci serve assolutissimamente metallo. Ma in queste rocce non lo trovo. Forse là, no. No, 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 non c'è. Non c'è qua. No, 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 no. Ok, ok. Siamo costretti ad andare a cercare il metallo. Cosa che faremo appena quello stronzone finirà... Anzi, quella stronzona finirà di addomesticarsi. Niente, non c'è metallo, manca a pagarlo. Vabbè. Sti cazzi, va bene, andiamo. Ah, sarà pronto? I need a tribe. Perché? Perché ti serve... Eccolo, pronto! Lo vedo! Vai! Perché ti serve una tribù? Fatelo da solo, no? 148 livello, ammazza, oh. Ecco, amica mia! Vieni qua, prendi stasella, andiamo, va. Oh, benissimo. Partiamo. Bene, iniziamo alla grande. Non ha peso, ottimo. Cosa possiamo buttare? Allora, queste cose le buttiamo tutte, che sono il frutto di tutte le mie morti, anche se non occupano peso, quindi vabbè. Ai fini del poter cavalcare è inutile. Buttiamo la roccia. Solo la roccia, vabbè. Mo possiamo andare, va bene. Ok, perfetto, vediamo un po' qua com'è la situation.
Allora, la casa c'è ancora, è il che mi fa ben sperare. Saliamo qua. Metallo. Chi sa dove posso trovare del metallo? No, questo lo vorrei togliere. Niente, oh, non ce n'è. Perlomeno non ne vedo. Aspetta, ma non mi vorrei perdere, ragazzi, perché io ho una grande... Mi perdo con molta facilità, eh. Oh, però, raga, finalmente, dopo quanti episodi di Ark in totali. Quindi, no, siamo al 20° da quel lato. Qua siamo al 5° se non sbaglio. Che cos'è questo? Oh, un raptor, ciao raptor, resta la grazie. Allora, l'opteronodonte ha un livello. Vabbè, non me ne frega una mazza. Vabbè, va, ci metto un po' di peso. 175. Ma per trovare un po' di metallo, invece? Niente, oh. Di solito nelle montagne si trova, ma qua proprio dobbiamo andare fino... Tutto l'Everest ci dobbiamo scalare. Allora, quello è per il petrolio, non ci interessa. Oh, non vedo assolutamente una... Ecco, venga, ma è pieno di iene. E mo ti prendo qua io. E mi hai rotto le palle. E basta, iena schifosa. No, siamo stanchi, porca miseria. Questo non l'avevo considerato. E mo ci attacca, non scappa. Meno male. Perché? Un altro gerboa, bellissimo. Guarda che bello. Questo è più figo però, colorato. Di blu. Si è fatto le lampade blu. Vabbè, ma per un po' di metallo. Il grande Anthony, tra l'altro, mi ha detto che l'aveva trovato. Ma dove? Dove sta il metallo? Secondo me, ovviamente, sarà dall'altro lato. Come sempre, stiamo andando nella parte sbagliata, ovviamente. Vabbè. Ragazzi, questo episodio è stato dedicato alla ricerca, alla conquista dell'Opteranodonte. L'abbiamo conquistato. Sicuramente il prossimo episodio non lo vedremo perché sarà già morto. Ce lo ammazzeranno sicuramente. Dobbiamo sempre dare un occhio alla stamina perché è molto importante. Aspetta che mi appoggio. Aspetta perché già mi sono perso io, eh. Mi sono già perso. Allora, là c'è l'allosauro che combattono. Ah, guarda che bella base che c'è là. Effettivamente qua è un posto molto più carino. Molto più carino, eh. Molto più... Più che altro è molto più riservato, ecco. Non è all'occhio di tutti. Allora, proviamo ad andare dall'altro lato. Secondo me è dall'altro lato che è il buon metallo. Vediamo un po'. Tra l'altro io mi sono perso, ve lo dico subito, ma mi sono perso. Oh! Ok, questa è l'altra parte, se non sbaglio. Giusto, dove cazzo stiamo? Sì, più o meno. Vabbè, dobbiamo andare verso di qua, ok. Metallo! Non c'è una mazza, però c'è un raptor. Attenzione, non cerchiamo di... Che cazzarola è? Ecco, il dinosauro nuovo! Dovrebbe essere. Dovrebbe... Aspetta. Mi poggio perché se casco là sotto, raga, sono fottuto. Aspetta! Vediamolo! Che è? Uno struzzo, una specie di struzzo. Mamma mia, proprio una puntata da Super Quark. Quante cose stiamo scoprendo! Bellissimo, anzi aspetta, ci avviciniamo un po' di più, vediamolo più da vicino. È la specie di raptor con la coda piumata. Mazza quante sono, oh. Aspetta, vediamo se lo riesco a prendere uno. Mamma mia, che cazzarola. Marò, mamma che è. Bellissimo però, aspetta. No, ok, non lo prendo, non posso prenderlo. Vediamo da qua. Belli, lo avremo sicuramente. Per adesso, ragazzi, volevo andare a prendere solo quel cazzarola di metallo. Ma non lo troviamo. Dove sta il metallo? Dunque, potrebbe essere, secondo me, lì. Verso di lì. Oh, eccolo, vedete? Là ci sono delle torrette, ragazzi. Che cazzarola.
Mi servirebbe anche del cristallo, effettivamente, oltre che il metallo. Che tra l'altro fa anche rima, perciò è una grande battuta. E cerchiamo di stare lontano da là, raga, perché tantissime volte sono morto a causa di ste torrette malefiche, senza purtroppo aver tempo di reagire. Chissà dov'è il metallo. Allora, siamo qua. Tu, caro ascoltatore, che stai guardando questa mappa, ecco, dimmi le coordinate. Levati questa maledetta chat. Dimmi le coordinate dove posso trovare il metallo. Al momento siamo a longitudine 75, diciamo, e latitudine 80. Ecco, magari fatemelo sapere, perché non lo so. Sì, me lo cercherò anche io per me, in privato, diciamo. Però vabbè, se voi avete tempo, magari fatemelo sapere pure voi, porca miseria. Allora, dove sta? Poi mi sono perso il metallo. Dove poteva essere? Non lo so, non lo so. Sono molto dubbioso. Qua vedo solo radure, non vedo montagne. Radure, pianure. Che cos'è? Un allosauro tech? Ah no, un allosauro blu. Ok, aspetta, mi riposo. Can I join a tribe? Ma perché? Ma fatelo da solo il gioco. Io non capisco sti ragazzi che vogliono tutto e subito. Bello, arrivano in una tribù e già hanno... sono a livello 1 con già tutto sbloccato. Ma fatto, il gioco è da scoprire, no? È d'avventura, devi proprio fare tutto il possibile per sopravvivere. No, già arrivi. E secondo me là sopra... però aspetta, qua... No, troppo vicino. Aspetta. Infatti. Ma io non sto capendo. Legus anche qui! Che... ma posso prenderlo? No, scommetto di no, vero? Salve, signore! Che faccio? Siamo bloccati, aspetta, no? Oh, ti fermi o no? Pteranodonte! Perché non mi atterra? Porca miseria! Non mi risponde, comandi! Risponde, ma non risponde! Ma porca arc! Si è rotto tutto! Non... lagga... sta laggando da schifo, mi sa. Mi sa che sta laggando da schifo. Perché anche Legus è rimasto immobile, praticamente. Ma la stamina scende? Sì e no. Non lo so, vabbè, va... ah, raga, purtroppo la nostra ricerca metallosa non è andata a buon fine, mi sa, Mi sa che proprio non è andata a buon fine manco per niente. Andiamo a vedere qua sopra se c'è qualcosa, se no, raga, torniamo. Chiudiamo l'episodio. E nel prossimo sicuramente andremo a cercare il metallo con più successo. Che cos'è? Ah, ok, qua è finita la mappa. No, sta uscendo dal server. Perfetto! E allora ragazzi, ovviamente siamo morti e con noi anche il nostro pterodattilo, perché il server è crashato, non rientrava più e quindi sicuramente al ritorno in vita del server eravamo già morti, perché saremmo precipitati dall'alto. Siamo morti comunque, facendola breve, abbiamo perso tutto! Benissimo, allora ricominceremo la prossima puntata sicuramente già con lo pterodattilo, che andrò a riaddomesticare un po' per i fatti miei, che così non perdiamo altro tempo. Nel frattempo mi andrò a cercare, voi fatemelo sapere lo stesso nei commenti ovviamente, mi andrò a cercare un po' la zona del metallo, la zona dei cristalli, la zona un po' dove possiamo trovare qualche bella... qualche belle risorse, ecco, belli animali, anche un qualche argentavis, che non sarebbe male. Quindi nel prossimo episodio, raga, faremo un po' di questo lavoro, così in modo da iniziare a costruirci un po' di difese, torrette, muri di metallo, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere la vostra come sempre qua sotto nei commenti, andate nelle mie pagine Facebook e Instagram che trovate in descrizione. Io nel frattempo vi vado a chiudere in casa, anche se già so che quando riapriremo il gioco nella prossima puntata sarà già tutto distrutto e lo dovrò rifare da capo, nonostante sia vuota, ragazzi, non c'è proprio nulla, perciò proprio è per loro uno spreco di risorse e basta.
Comunque, dicevo, fatemi sapere la vostra, andate alle mie pagine Facebook e Instagram. E noi, come sempre, cari signori miei, ci vediamo domani con dei nuovi video. Ciao!